Buonasera a tutti, direi che possiamo iniziare per rispettare sì, l'orario. Vi ringrazio di essere intervenuti. Mi chiamo Brescacin e io sono ospite qui, ecco, non faccio parte del Circolo Vittoriese delle Ricerche Storiche, ma sono ospite perché sono stato coinvolto in questa iniziativa e mi è stato dato l'onore anche di presentare questa sera i relatori di questo incontro. Si tratta di due ex allievi della Scuola Media Statale da Ponte e attualmente studenti liceali, Pietro Daronco e Matteo Gobbato, sono stati anche miei allievi alla da Ponte. Allora, nell'anno scolastico 2013-14, Daronco e Gobbato si sono resi protagonisti di un lavoro di ricerca che era finalizzato a rintracciare nel tessuto vittoriese i segni della memoria ancora presenti della figura di Giuseppe Garibaldi e della sua venuta in città il 2 marzo del 1867. Quindi erano intitolazioni di vie, di piazze, targhe a ricordo, onorificenze e monumenti a lui dedicati. Tale ricerca faceva parte di un progetto più ampio di studio che aveva coinvolto tutto l'istituto e anche altre classi della Scuola Media da Ponte. Ebbene, al di là del valore storico che la ricerca poteva suscitare, perché si tratta di un lavoro che è stato calibrato per ragazzi di scuola media, quindi con risultati, diciamo, modesti e adeguati al loro livello cognitivo e anche all'età, l'indagine però aveva avuto il pregio di portare all'attenzione della cittadinanza alcune problematiche relative alla conservazione delle memorie storiche e al ruolo che possono avere i cittadini nella valorizzazione e nella tutela di tali memorie. Non voglio qui anticipare alcuni temi che poi saranno svolti in dettaglio dai qui presenti, da Ronchi e Gobbato. Però vorrei dire che a un certo punto questi miei due alunni sono inciampati in una situazione di degrado di uno dei monumenti dedicati al generale, una situazione che era da tempo sotto gli occhi di tutti ma di cui nessuno parlava. Si tratta in particolare della statua di Garibaldi che un tempo campeggiava nei giardini pubblici cittadini e che ora risulta parcheggiata in un parco della città soggetta all'incuria e al degrado del tempo e dei vandali. Da questa circostanza è nata nei due ragazzi la curiosità di ricostruire le origini e la storia di questo manufatto, chi l'avesse commissionato e realizzato e come mai alla fine risultasse abbandonato e anche cosa si potesse fare eventualmente per recuperarlo. E l'intervento che hanno attivato Matteo e Pietro è stato quello consono a due ragazzi di 13-14 anni, cioè hanno scritto un articolo sul periodico L'Azione. Stavamo in quel momento facendo anche un'unità didattica relativa al giornalismo, abbiamo fatto una visita al giornale L'Azione e abbiamo anche chiesto appunto se era possibile pubblicare questo articolo e l'hanno pubblicato, è stato pubblicato e ha avuto anche una vasta risonanza, nel senso che è stato ripreso da alcuni quotidiani locali come la Tribuna e il Gazzettino, segno che i ragazzi avevano centrato l'obiettivo e che le problematiche da loro sollevate non erano di poco conto, ma meritavano di essere portate all'attenzione di tutta la comunità. E qui è partito tutto un lavoro, un intervento, grazie anche alla sensibilità e all'interessamento di alcuni genitori del consiglio di classe, in particolare del signor Franco Gobbato, che è un po', diciamo, l'ideatore di questo incontro, poi anche il dirigente della scuola media da Ponte, professor De Mattè, che si è adoperato, e poi l'associazione del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, ed è nata l'idea di questa conferenza e il lancio di un'inedita operazione di autofinanziamento dal basso, di cui parlerà poi il signor Franco Gobbato in dettaglio, per recuperare il monumento in oggetto. Non voglio dilungarmi, dico solo una cosa, vorrei sottolineare in questa circostanza e anche in tutte le altre circostanze l'importanza e il ruolo propositivo che è svolto dalla scuola, che non è un'agenzia di mera trasmissione di sapere, di nozioni e di date, ma un'istituzione capace anche di sollevare problemi,
avviare delle battaglie di civiltà, capace di contribuire alla crescita culturale della comunità e alla formazione dei futuri cittadini responsabili. Vi ringrazio per l'attenzione e adesso do la parola a Matteo Gobbato e Pietro Daron. Grazie. Garibaldi giunse a Vittorio Veneto il 2 marzo 1867. La sua visita venne ricordata anche in una delle 8 epigrafi che fino ai primi decenni del secolo scorso ornavano la sala maggiore del municipio di Vittorio Veneto. Così recitava: Giuseppe Garibaldi, qui ospite il 2 marzo 1867, acclamato cittadino onorario, quattro prodi risalutando dell'eroica schiera dei mille, insegnava che solo una magnanima abnegazione può far grande l'Italia. L'eroe dei due mondi giunse a Vittorio Veneto sostanzialmente per due motivi: per sostenere le elezioni dei candidati democratici, che a quei tempi dalle nostre parti uscivano soccombenti, ma soprattutto per salutare i garibaldini di origine vittoriesi e i biresidenti, che erano quattro in totale. L'emozione. I garibaldini che lui riuscì a salutare erano quattro qua a Vittorio, anche se in realtà erano appunto otto in totale. Domenico Andretta, Bartolomeo Ormellin, Ippolito De Zorzi, Giuseppe Marchetti, Luigi Giuseppe Marchetti che appunto all'epoca era morto, Pietro Zenner che anche questo era morto, Bonaldi Giovanni Battista che invece era emigrato e Sotti Adolfo di cui non si può sapere se è stato salutato da Garibaldi a Vittorio perché non si sa la data della morte. In quell'occasione probabilmente incontrò il patriota vittoriese ingegner Francesco De Poli, proprietario dell'omonima azienda produttrice di campane e primo presidente della società dell'unto soccorso fra gli operai di Vittorio Veneto. Nell'occasione della sua visita a Vittorio Veneto venne ospitato al Palazzo Andretta, dimora del suo seguace compagno d'armi Domenico Andretta. Questo è un documento che, come si può vedere, attesta la venuta di Garibaldi appunto a Vittorio Veneto. Ok. Allora, Domenico Andretta nacque a Porto Buffolè il 6 febbraio 1838 da Cazzorzi Angelina e Benedetto Andretta. Ventenne esulò in Piemonte e partecipò alla spedizione dei Mille, militando nella Sesta Compagnia, Quindicesima Divisione, Brigata Eber. A causa delle battaglie però venne ferito agli occhi e ne soffrì molto. Il 21 giugno 1861 venne ammesso nel Regio Esercito e venne promosso dal grado di sergente a quello di sottotenente. Il 16 aprile 1862 venne ammesso nell'esercito regolare col grado di sottotenente, ma a causa delle ferite riportate agli occhi le sue menomazioni visive si aggravarono e perciò fu congedato e gli fu concessa la pensione dei Mille. Successivamente spese un patrimonio invano appunto per curarsi la vista. Morì cieco a Porto Buffolè il 2 novembre 1892. Per l'occasione il generale fece anche un discorso dalla finestra. Fin dalle battute iniziali introdusse la pesante vena anticlericale. Esordì con un voglio essere moderato coi porci di preti, dal quale si può notare che non gli stava simpatico, è vero, e andò avanti e continuò con tutta una serie di insulti al clero del tipo il papato è censato dei popoli d'Italia, pronto a vendere il paese allo straniero, e il papato è la cancrena d'Italia, pronto a comprare briganti con l'oro nostro. Ma ciò che trascinava di più era la sua fede nel riscatto degli umili e degli oppressi. Formate i fasci, unitevi in stretta fraternità. La concordia sia guida di ogni vostra azione. Operai di Vittorio, sono figlio di popolo. In mezzo al popolo ho sempre vissuto. Sono acerrimo nemico dell'ozio, amante della fatica e dell'operosità.
Io non posso quindi ingannarvi, fate tesoro del consiglio mio e se volete la redenzione vostra morale e materiale, lavorate con solidarietà e concordia, ma siate sempre guidati dall'ordine e dalla disciplina. Si narra che il giorno dopo della sua partenza da Vittorio, la contessa Antonietta di Porzia, moglie di Lorenzo Andretta, figlio di Domenico, abbia ricamato in punta croce due rosse G maiuscole sulle lenzuola dove dormì Garibaldi. E successivamente andò in pellegrinaggio a Caprera a fare omaggio di un berrettino ricamato con le sue stesse mani a Garibaldi. In occasione della sua venuta a Vittorio Veneto, a Garibaldi vennero conferite la presidenza onoraria della locale società operaia del Mutuo Soccorso e la cittadinanza onoraria, ovvero quell'onorificenza che si dà a una persona anche non residente, che ha dato un contributo grande alla comunità locale e nazionale. E Garibaldi davvero non aveva dato un contributo non indifferente alla nascita dell'Italia. Era grazie alla sua impresa di conquista del Regno delle Due Sicilie se di fatto si era formato uno Stato unitario capace di contenere tutti gli italiani. Per la grandezza delle sue gesta, egli avrebbe potuto ad aspirare tutti ai titoli, i premi e gli onori, ma la modestia della sua persona e il disinteresse personale lo portarono a rinunciare ad appannaggi e prebende, preferendo ritirarsi a Caprera. Forse anche per questo è stato un mito per la comunità vittoriese. Alla sua memoria in città sono state inoltre dedicate nel corso degli anni alcune vie, piazze e monumenti. Vediamoli in dettaglio. Nel 1866, a 4 anni dalla morte, gli vennero intitolate le seguenti vie e piazze. L'attuale piazza San Francesco, che è collocata pressappoco a fianco di via Giuseppe Garibaldi, di fronte al Cinema Verdi. Si chiamava infatti piazza Garibaldi. Però nell'anno 1918, durante l'invasione, il comando austriaco abolì questa denominazione sostituendola con piazza Cappuccini, dei frati minori e dalla chiesa ivi esistente, nonostante le proteste della cittadinanza. Successivamente il nome della piazza venne cambiato nuovamente e venne dedicato a San Francesco, rimanendo però dedicata al generale la via accanto, che si diparte dalla farmacia Marsonga all'incrocio con via Diaz e arriva fino a Ghetto. Via Caprera, nel borgo superiore di Serravalle, cioè il tratto di strada che va dalla chiesa di San Giovanni Battista a Porta Cadore, è un'altra via che è dedicata a lui. Inoltre sono dedicate alcune vie anche ai suoi garibaldini, in particolare Nino Bixio, che è situata nei paraggi della scuola media statale Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, Ippolito Nievo, questa via si chiamava inizialmente via dei Cipressi ed è collocata a fianco dell'entrata del cimitero comunale di Cenega. Bartolomeo Ormellin, nato a Cenega il 22 dicembre 1834 da paterna Antonia e il padre Antonio Ormellini. Da ragazzo aiutò il padre nella conduzione di un modesto negozio da fruttivendolo. Durante l'infanzia visse con entusiasmo i moti del 48 e divenne un fervente patriota. Per sottrarsi all'arruolamento austro-ungarico scappò in Piemonte e, affascinato dal mito garibaldino, non esitò a partire con Garibaldi nella spedizione dei Mille. Arruolato nella quarta compagnia, partecipò a tutte le battaglie fino a quella finale sul Volturno e poté così ottenere la pensione dei Mille. Morì a Cereta il 24 agosto 1891. Giuseppe Marchetti, nato a Chioggia il 21 agosto 1849, è il più giovane dei garibaldini avendo solo 11 anni. Era figlio unico del medico di Chioggia Luigi Giuseppe Marchetti e volle partecipare alla spedizione dei Mille, per cui il padre acconsentì e lo portò con sé. Però purtroppo non resse agli stenti della pesante campagna e morì il 16 maggio 1877 a causa di una malattia contratta all'ospedale di Napoli. Zenger Pietro nacque a Ceneda l'8 marzo 1838 da Vittorio Sarcinelli e Giuliano Zenner.
Per sottrarsi all'arruolamento austriaco andò in Piemonte, dove si arruolò nell'esercito. Partecipò alla spedizione dei Mille, combattendo eroicamente nella prima compagnia. Morì combattendo nel 1860 a Reggio Calabria. Queste ultime tre vie sono tutte quante situate apposta a Vittorio Veneto. Adesso passo la parola a Pietro che andrà avanti a esporre la ricerca. Io e Matteo abbiamo scoperto che la nostra città ha dedicato al generale anche un monumento, appunto quello su cui è centrata questa nostra ricerca. Infatti nel 1887 l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto aveva commissionato a un noto scultore delle nostre zone, Antonio Dal Favero, un'opera celebrativa che ricordasse il generale nel tipico atteggiamento a braccia conserte su un basamento di pietra, sviluppato da Edera a ricordo dello scoglio di Quarto e di Caprera. Ora un cenno sullo scultore Dal Favero. Dal Favero, figlio del pittore Vincenzo, nacque a Ceneda il 24 giugno 1842. Seguendo le orme del padre, a 18 anni si iscrisse all'Accademia di Belle Arti di Venezia e in seguito al diploma conseguirono arrivarono per lui numerosi riconoscimenti e premi con tanto di medaglie per le sue opere. Come scultore eseguì un altro rilievo scomparso, rappresentante Smeralda, grande al vero, già sullo scalone del Palazzo Reale di Venezia, realizzato su commissione del Marchese di Breme. Pure scomparso è il busto Voluttà di Palazzo Morosini, mentre si conservano sempre a Venezia le tre statue in gesso, tra cui Rebecca e Fioraia, sullo scalone di Palazzo Giovanelli, e a Vittorio Veneto una Santa Augusta nel santuario omonimo e un medaglione in bronzo con Giovanni de Min nella cattedrale. I suoi principali lavori plastici si trovano a Santa Lucia di Piave, santuario della Madonna del Ramoncello, statue di Santa Lucia Immacolata, Sacro Cuore, e a Vittorio Veneto l'altro rilievo di Marcantonio Flaminio in Piazza Flaminio, le posizioni di Cristo nella chiesa di San Michele in Contrada Salsa, il monumento a Vittorio Emanuele II, per il quale Antonio Dal Favero fu nominato da Umberto I Cavaliere della Corona d'Italia, e infine l'ormai noto monumento dedicato a Garibaldi. E vorrei ricordare di Antonio Dal Favero anche le opere portate all'esposizione regionale veneta di Treviso del 1872, nella quale Antonio presentò due statue, l'operaio e Vanerella, per le quali ebbe una medaglia d'oro dalla Società Operaia di Vittorio Veneto, mentre a Venezia nel 1879 espose la Torotelea, e invece alla Mostra Nazionale di Milano nel 1881 presentò una statuetta in gesso e un dipinto, chiamato Alla Predica. Alla Mostra di Torino del 1884 due tele, Gli allievi, La vacca della nonna, che furono subito vendute. Inviò inoltre un suo dipinto in dono a Vittorio Emanuele II, che ricompensò l'artista con un gioiello. Della sua produzione pittorica sacra conosciamo l'Assunta nella chiesa di Covolo, una pala con Madonna e Santi già nella chiesa di San Michele in Contrada Salsa, a Vittorio Veneto, ora al Museo Diocesano. Qui si trova pure una pala con San Paolo, proveniente dalla chiesa di San Paolo presso Vittorio Veneto. Sempre a Vittorio Veneto ancora si conserva una pala con San Gottardo nella chiesa omonima, e invece una pala con i Santi Rocco Antonio e Apollonia e a San Michele di Ramera. Aveva inoltre dipinto una pala con Santa Augusta per l'oratorio privato della zia Avisna di Bazzola, una Madonna e Santi nella parrocchiale di Pozzuolo, la Madonna con i Santi Rocco e Antonio nella parrocchiale di Carpesica, i Santi Pancrazio, Rocco e Apollonia nella parrocchiale di Montaner e infine i Santi Pietro e Paolo per quella di Fratta di Caneva. Antonio Dal Favero morì nel 1908. E allora ora proseguirei col parlarvi della statua appunto sulla quale è centrata questa ricerca.
e inizialmente la statua dedicata al generale Giuseppe Garibaldi venne collocata al centro dei giardini pubblici di Vittorio Veneto, di fronte al municipio. Però, in seguito alla risistemazione del centro cittadino del 28 maggio del 1934, questa venne rimossa e al suo posto venne collocata una lapide con la scritta Vittorio Veneto a Giuseppe Garibaldi, che è stata posizionata sulle scalinate che portano alla stazionetta. Stazione centrale. Inizialmente la statua avrebbe dovuto trovare collocazione in piazza Cairoli a Mestio, però questo non si sa perché e come non venne fatto. Infatti transitò non poco distante dai giardini pubblici, molto distante dai giardini pubblici, ovvero a Villa Croce, e infine transitò nuovamente nel parco dell'ex Villa Papadopoli a Ceneda, in un angolo remoto del parco, semi nascosto dalla vegetazione, nell'ala ovest del giardino. E infatti è proprio a questo punto che io e Matteo, con l'aiuto del professore, l'abbiamo trovata. La statua in questione è ormai priva di busto e di gambe, era abbandonata in totale degrado. Inoltre, il busto era completamente coperto di muschio e come si può vedere lì, è ricoperto, la statua, il volto è coperto da sfregi fatti con le bombolette dai vandali e è in mancanza del naso. Però non è tutto, infatti a fianco alla statua del generale abbiamo trovato anche un'altra statua, ovvero quella dedicata a Vittorio Emanuele II. Questa, come pure quella di Garibaldi, era collocata inizialmente nei giardini pubblici, esattamente al lato opposto a quello in cui era collocata quella di Garibaldi. Però in seguito alla risistemazione del centro del 28 maggio del 1934 è stata rimossa anche questa. Ovviamente abbiamo subito pensato di informare l'opinione pubblica e le autorità di questo. E così, con l'aiuto sempre del professore, abbiamo redatto un articolo sul periodico locale L'Azione, con il quale eravamo entrati già in contatto per il fatto che nel nostro curriculum di studi di terza media era previsto lo studio e la visita alla sede di un giornale. E ora vorrei leggervi il nostro articolo, che è un po' il sunto di quello che ho detto fino ad ora. Allora, nell'ambito di una ricerca storica suggeritaci dal nostro insegnante con l'obiettivo di rintracciare nella nostra città i segni materiali a ricordo di Giuseppe Garibaldi, denominazione di vie, piazze, statue e così via, nei ragazzi frequentanti la terza media della scuola statale Lorenzo da Ponte, abbiamo fatto una sconcertante scoperta. Nell'area di Parco Papadopoli, in particolare nell'ala ovest del giardino del parco stesso, abbiamo rintracciato una statua dedicata a Garibaldi, che abbiamo scoperto essere opera di Antonio del Fabbro, uno scultore cenedese classe 1842, diplomato all'Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1861 e morto a Vittorio Veneto nel 1908. Dall'artista si segnalano in vittoriese anche di aver dipinto un buon livello di pale d'autore e quadri in generale. La statua fu da lui realizzata nel 1887, a 5 anni dalla morte del generale, e rappresenta Garibaldi a mezzo busto nel tipico atteggiamento a braccia conserte. Un tempo, lo abbiamo appreso dai libri che parlano su questo argomento, la statua era dotata di busto e di gambe e poggiava su un basamento di roccia avviluppato ad Edera, a rievocazione dello scoglio di Quarto e di Caprera. Campeggiava al centro dei giardini pubblici di fronte a Piazza del Popolo. Il 28 maggio 1934, in occasione della risistemazione del centro cittadino, essa venne rimossa e al suo posto venne collocata una lapide che riporta la scritta Vittorio Veneto a Giuseppe Garibaldi, e che si trova ancora oggi ai piedi della scalinata che porta alla stazione ferroviaria. La statua doveva inizialmente andare in piazza Cairoli, a Mestio, ma alla fine, non si sa come e quando, transitò priva di gambe, braccia e del famoso basamento, prima nel parco di Villa Croce, in centro città, e poi nel parco dell'ex Villa Papadopoli, a Ceneda, dove si trova ancora oggi. Apparentemente questo luogo potrebbe sembrare più che appropriato per collocare un monumento di tale importanza, ma andando a vedere meglio non è così. La statua, o meglio quello che ne resta, è posta in un remoto angolo del parco, semi nascosta dalla vegetazione.
E come se non bastasse, quest'ultima riporta sul volto sfregi di vario genere, a partire dalla mancanza del naso agli scarabocchi dei vandali e al muschio che ricopre il busto. Le foto che abbiamo fatto parlano a tal proposito. Ma non è tutto. A fianco della statua di Garibaldi abbiamo trovato pure un'altra statua, quella dedicata a Vittorio Emanuele II, opera anch'essa dello scultore del Favero, pure questa abbandonata e in totale degrado. Abbiamo scoperto, sempre dalle nostre ricerche, che anche questa statua era collocata in centro città, in Piazza del Popolo, proprio di fronte a quella di Garibaldi. Allora, va evidenziato che il nostro articolo ha avuto un discreto successo in campo giornalistico, in quanto è stata ripresa dai due quotidiani locali, La Tribuna e Il Gazzettino. Ovviamente, parlando anche a nome del mio compagno Matteo, noi siamo rimasti molto soddisfatti da questo, perché ce l'abbiamo messa tutta e quello che abbiamo fatto è stato nel massimo delle nostre possibilità. Ora aspetta agli altri continuare il nostro lavoro. E quindi vorrei concludere il mio intervento con una riflessione sempre a nome del mio compagno. Volevo dire che ci ha molto colpito il fatto che la nostra comunità non si sia impegnata nel trovare un'adeguata sistemazione alle statue che ricordano due padri della nostra patria, quali sono Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Addirittura a Vittorio Emanuele II è dedicato appunto il nome della nostra città, Vittorio. Avrei concluso. Grazie. La parola adesso alla dottoressa Laura Zatteroni, mi pare laureata in conservazione di beni ambientali. Storia dell'arte, ecco, che ci parlerà un po' dello stato di fatto delle statue e dei possibili interventi che si possono fare. Vengo lì, Vieni lì, se te lascio. Buonasera a tutti, si sente bene spero? Forse deve avvicinare un po'. Poco, si sente poco. Vi sentite adesso forse meglio. Vi ringrazio anch'io per essere qui questa sera, sono stata invitata a partecipare a questo progetto, devo dire veramente interessante, ecco, mi ha colpito sia all'inizio della preparazione della progettazione e devo dire, ecco, non mi aspettavo uno studio del genere e un interesse di questo tipo. L'argomento è particolare, nel senso che le statue e i monumenti dedicati ai padri della patria, a Garibaldi, a Vittorio Emanuele e anche ad altri personaggi, se si pensa anche poi ai militi della prima e seconda guerra mondiale, sono distribuiti un po' in generale sul territorio e fanno parte dell'urbanistica delle città. Spesso però diventano una visione di secondo piano, nel senso che l'occhio è abituato a vederli, però l'interesse cade un pochino in disparte, fanno parte ma noi non li consideriamo. Nel caso specifico, questi due monumenti di questa città sono proprio l'esempio di plastica celebrativa di una comunità che in effetti li ha voluti, li ha richiesti profondamente e ha probabilmente elaborato un progetto con il comune per poterli poi realizzare, grazie all'artista, un artista locale che è Antonio Del Favaro. E nello specifico io ho voluto fare anche un raffronto. Il sinistro, il destro. Le slide di prima le hanno mostrate bene, lo stato nel quale si trovano attualmente questi due manufatti. E Garibaldi in realtà, non solo a Garibaldi manca il naso, ma mancano anche le gambe e sono è una parte importante della statua perché è più del 50% del manufatto. E questo lo vedremo meglio un pochino dopo. Questa foto, in questa slide, si vede bene il confronto sul manufatto come era inizialmente nella parte del busto e della testa e nello stato attuale. E questo era il manufatto in origine, come era stato collocato e progettato,
e le foto insomma sono quelle che sono, perché purtroppo sono un cimelio arco storico, però fanno capire bene quanto fosse importante anche il basamento sul quale la statua era collocata. Vi ricordo che il basamento è importante tanto quanto la statua, perché c'è una progettazione, un'idea specifica su come porre in questo caso la plastica celebrativa, e questo basamento in particolare deve ricordare un pochino uno scoglio, quindi è proprio parte integrante del significato della statua. Questa statua di Garibaldi si trova ad Udine, adesso vi spiego perché io ho voluto diciamo inserirla in questo studio. Secondo me è un parere personale, ma Antonio Dal Favaro aveva conosciuto Guglielmo Nichieri, che è un noto scultore veneziano, in questo caso ha fatto questo monumento che è ad Udine, e anche Augusto Benvenuti, che ha fatto un altro veneziano, che ha fatto un'altra statua di Garibaldi a Udine. Queste slide mostrano la statua di Garibaldi a Udine, e noi dobbiamo concentrarci un pochino solo sulla figura di Garibaldi, non sul garibaldino sottostante, che peraltro sono in atteggiamento decisamente diverso, nel senso quasi più romantico, più incisivo il garibaldino sottostante, un po' più rigida la figura soprastante, perché è sempre plastica celebrativa, non poteva effettivamente manifestare una forma, diciamo, un po' più movimentata, più passionale, è comunque un pochino serio, ieratico quasi. Qui lo potete vedere, è un bronzo, è stato fuso dal padre nella fonderia veneziana, il busto, le braccia conserte, la posizione delle gambe con un pochino la postazione spostata su una gamba e l'altra gamba un po' divaricata, ricordano il manufatto di Vittorio Veneto. Questo è il bozzetto, del Garibaldi di Udine. Vedete che il bozzetto è completamente diverso nella parte della figura della statua rispetto all'opera finale. Questo è un altro bozzetto dove si vede, ricorda un pochino le braccia conserte, il nostro Garibaldi di Vittorio, è diverso ancora. Questo è un altro bozzetto, e dai bozzetti all'opera finale ci sono sempre delle variazioni, dei cambiamenti. Nel caso di Udine, e non mi voglio prolungare oltre perché non sembra che esca fuori tema, nel caso di Udine c'è un personaggio fondamentale nella giury, che è diciamo, l'organo decisionale della progettazione del manufatto, c'è Camillo Boito, e questo vi fa capire quanto fosse importante questo monumento e quanto fossero importanti le giury cittadine. Sicuramente ci sarà stata anche per Vittorio Veneto, magari più locale. Questo è il Garibaldi di Venezia, assomiglia al nostro Garibaldi di Vittorio Veneto nella scelta del cappello e nella scelta dello scoglio. Questa statua mostra lo stato attuale, in realtà a destra potete vedere com'era più o meno poco dopo diciamo la sistemazione dell'opera finita, quindi in questo momento c'è una manifestazione biologica importante che copre un pochino la configurazione. Queste sono le tre statue messe a confronto. Al centro la statua di Garibaldi di Vittorio Veneto, a sinistra quella di Udine, del Nichieri, a destra quella del Benvenuti. Dal Favaro probabilmente ha preso spunto, secondo me, da entrambe le statue. Aveva studiato a Venezia, aveva frequentato l'Accademia di Belle Arti, l'epoca più o meno ci può far pensare che avesse conosciuto, collaborato forse anche, gli artisti si spostavano e si confrontavano molto, forse più di oggi, e quindi secondo me in un territorio in fondo non così lontano è assai probabile che per l'opera finita di Garibaldi di Vittorio Veneto ci sia stato diciamo quantomeno una riflessione da parte di Dal Favaro rispetto agli altri due autori. Ora andiamo un pochino più nello specifico nel discorso dello stato di conservazione della statua. Purtroppo, come avete potuto vedere anche dalla presentazione precedente, è in pessimo stato conservativo il busto, ormai è rimasto solo il busto,
e negli ultimi tempi poi ha subito ulteriori assaggi da parte di qualcuno, perché la superficie lapidea purtroppo è decoesa di fresco, si può dire, nel senso che è stata scagliata ulteriormente, infatti le parti che voi vedete bianche, adesso io non ho nel mouse sopra, non si può fare, non ho preso il puntatore, va bene, comunque descriverò. Diciamo, le parti che voi potete vedere che rappresentano l'elemento lapideo distaccato da poco, che risulta polverulento, si tratta di pietra arenaria, quindi una pietra perfettissimo, questo volevo, ecco. Ecco le parti bianche, trattasi di una pietra di un litotipo estremamente delicato e arenaria, quindi una pietra sedimentaria costituita da granelli quasi esclusivamente silicio. Purtroppo abbiamo anche qualche trattamento vandalico dato come da bombolette, effettivamente spray, che molto probabilmente saranno penetrate in profondità nel materiale e quindi avranno inciso non solo la superficie ma anche la pelle nei suoi strati più sottostanti. Ma quello che colpisce di più è questa infestazione biologica. Questo in realtà è anche naturale, perché il suo ambiente di conservazione in questi anni è stato quello esterno, per cui è normale che sia stata purtroppo soggetta a questa, diciamo, questa patinatura. Da questa foto, che rappresenterebbe la parte inferiore del busto, si vede bene come queste parti bianche che voi vedete in realtà sono parti di materiale che continua a sbriciolarsi e a deteriorarsi. Questo perché probabilmente il busto appoggiato direttamente a terra in realtà, quando è stato trasportato negli anni 30, ha avuto un passaggio intermedio, sentito, no? In una villa, Villa Crozza, mi pare che così chiami, è stato un pochino così maltrattato, le gambe attualmente non si sa dove possano essere, non è escluso che siano state diventate materiali di recupero, sicuramente il basamento è diventato materiale di recupero per di costruzione molto probabilmente. E in questa foto si vede bene come non solo ci sono elementi lapidei di polverizzazione e per terra decoesi, ma questo che vi segnalo adesso è una esfoliazione, si chiama. Quindi il materiale è probabilmente, sono tutte fessurazioni, è fessurato e inizia a esfoliarsi anche nella parte più superficiale. Questo non è assolutamente un buon segno. Qui si vede bene la patina biologica, c'è la presenza anche di qualche lichene probabilmente, e si vede meglio il taglio. Sarebbe interessante capire, se magari si troveranno altre foto storiche, sarebbe interessante capire se effettivamente la statua era fatta da due elementi, perché non è assai ipotizzabile che non fosse un monolite, ma almeno fosse, diciamo, costituito da due elementi differenti, e se durante lo spostamento si sia persa anche una parte una parte tipo la cintura, la parte della cinta, o sia stato spezzato. In questa foto, adesso ve la spiego subito, è fatta dall'alto, queste sono le due braccia conserte, qui la mano non è lavorata e si vede bene un foro, quindi probabilmente un elemento metallico sporgeva, torno indietro, si può tornare qui. No, precedente. Mettiamo qua, se non si muove meglio. Ecco. Volevo farvi vedere la statua com'era storicamente. Ecco, la vedete qui. Vedete che ha effettivamente un elemento, una spada, collegata con qualcosa che sarà sempre stato metallico probabilmente. E secondo me si agganciava proprio in quel buco che noi abbiamo visto prima. Successiva. Ecco, in questa foto, in questa slide, si vede bene questo elemento qui sotto il mento, e questa è una stuccatura, forse, ecco, non so se riuscite a percepirla, questa stuccatura mi fa pensare che comunque qualche intervento, chissà come e quando, è stato effettuato, e quindi forse un certo interesse c'è stato, non è proprio vero che è stata dimenticata dall'inizio alla fine.
Certo, magari con un'analisi più accurata e con quantomeno mezzi visivi più ravvicinati sarà possibile poi fare un'analisi più dettagliata dell'insieme, però questa certamente è una struttura probabilmente a base cementizia e in questa foto si vede bene come la superficie sia completamente erosa e l'infestazione biologica, la patina biologica sia penetrata in profondità nel materiale. Questa foto mostra bene come erano collocate le statue, si guardavano frontalmente con la nostra statua di Garibaldi qua sul suo basamento e la stazione e la statua di Vittorio Emanuele, di cui comunque adesso parleremo. La statua di Vittorio Emanuele ha un basamento classico per l'epoca, cioè classico nel senso eclettico, tipico di questo periodo, e rappresenta anche un cannone che non c'è più attualmente, ma ci sono degli elementi abbastanza importanti adesso appoggiati di fianco, che secondo me potrebbero riferirsi anche a questo elemento qui. È interessante vedere come queste statue si fronteggiavano, anche questa è una cosa tipica di queste due figure, è tipica dell'urbanistica sarebbe bello poter trovare anche altri documenti fotografici perché sono un po' pochini adesso per poter analizzare meglio le opere per come erano anticamente. Questo è il nostro monumento di Vittorio Emanuele, qui si vede bene il cannone. Attualmente, e poi lo vedremo meglio nelle foto successive, la figura di Vittorio Emanuele è priva della mano, di questa mano, è priva di questo elemento in quale si appoggiava di fatto, è priva soprattutto della barba e dei baffi e è priva del cannone, nonché priva del suo basamento, insomma, è abbastanza brutta. Eccola qua, questa è un'altra foto storica, questa a destra vi mostra la statua com'è nelle condizioni attuali. Insomma, non è in buone condizioni. Allora, per quanto riguarda il volto, nello specifico c'è un foro, il che fa pensare che già dal Favaro avesse progettato la statua con elementi separati. Probabilmente si è staccato, si è perso e successivamente è stato poi appoggiato da qualche parte, poi si è perso. Questo foro che voi vedete indica bene l'innesto della barba e dei baffi. Questo non è una cosa desueta per le statue, soprattutto di una certa dimensione, spesso gli artisti la componevano in pezzi diversi. In realtà qui era appoggiato probabilmente il barba della spada, il cannone doveva essere dietro e manca anche un pezzo del piede e so se ho fatto una foto anche dopo, spero che si possa vedere meglio, no? Manca anche la mano. Ora, per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione, sono due parole che si utilizzano molto oggi e che cosa significano? Tutela significa conservare l'opera d'arte, tutelarla sì dal possibile degrado, nel suo stato conservativo, ma anche tutelarne il concetto e il significato, quindi la tutela va attuata anche con una promozione dell'opera, sia prima di un eventuale intervento di restauro, sia anche successivamente. Chiaramente se ci sarà la possibilità di porre le mani, di intervenire con un'azione di conservazione, di restauro di questi manufatti, sarà assolutamente indispensabile concepire anche una loro collocazione non solo più dignitosa, ma anche che possa preservarle successivamente, sia che se vengono designate a una collocazione esterna sia interna. E valorizzare un'opera significa promuoverla appunto anche nel suo significato e farla conoscere. Per esempio il lavoro che è stato fatto con le scuole è proprio un'azione di valorizzazione, in questo caso di plastica celebrativa, in questo caso della figura di Vittorio di Garibaldi e conseguentemente anche di Vittorio Emanuele. Ma è l'azione in sé che secondo me è degna veramente di riconoscimento perché in realtà le città tutte
Vittorio Veneto come tante altre, sono ricche di questi beni che sono memoria di fatto, memoria che viene manifestata con qualcosa di visivo, perché da sempre ciò che è visivo entra più, diciamo, nel cuore, nell'anima dei cittadini. Questo periodo storico speciale, specifico, ha coinvolto molto la cittadinanza con personaggi che hanno creduto così tanto da rimetterci, diciamo, alla propria vita, quindi entrando direttamente in un'azione di profondo credo di questi che possono essere definiti valori. Gli artisti non sono meri esecutori di desideri, sono qualcosa di più nel momento in cui una cittadinanza promuove e commissiona delle opere. Queste sono tutte opere che si assomigliano tra di loro, anche queste opere di statuaria celebrativa, perché un pochino la statuaria richiede dal punto di vista tecnico non dà molto spazio all'inventiva, ma almeno questo fino a alle avanguardie, ciò nonostante lascia la possibilità di interloquire tra cittadinanza, tra giurì, cioè tra coloro che dovranno scegliere il progetto, tra l'artista e anche, perché no, con il risultato finale dell'opera, l'acclamazione oppure anche il diniego dell'opera finita. Non alle volte è possibile leggere su gazzette locali opere che non sono piaciute, effettivamente non erano piaciute già all'epoca. Quindi quello che sarebbe importante è non solo preservare le nostre opere, perché sono opere di tutti, ma promuoverle, farle conoscere, come è stato fatto un pochino questa sera e come probabilmente mi auguro verrà fatto successivamente anche con altre opere. E interagire con questi che non sono, come posso dire, cimeli abbandonati, ma fanno parte della storia, che piacciano o non piacciano, fanno parte della storia anche artistica di una città, e una città è storia dell'arte di fatto, storia dell'architettura, a seconda dei periodi, ma tutti stratificati all'interno dello stesso nucleo. Quindi ho colto molto favorevolmente questa proposta, non tanto perché mi trovo anche nelle condizioni, se ci sarà la possibilità, di poter mettere direttamente mano, ma perché trovo interessante che vengano fatte delle analisi che interessano il tessuto urbano, che per me è fondamentale preservare proprio il tessuto urbano. E in città come queste, dove si passa da epoche differenti fino all'epoca contemporanea, è importante conoscere tutto il proprio tessuto. Quindi io mi auguro che verrà accolta favorevolmente anche l'intervento, almeno quantomeno minimamente conservativo, non so se integrale, e che queste statue non vengano lasciate alla mercé proprio delle intemperie, perché le intemperie hanno fatto del loro, l'impatto antropologico ha fatto del suo, ma che vengano valorizzate e promosse e conosciute. Ecco, io non so se sono stata troppo breve o troppo lunga. Se ci fossero delle domande specifiche, vi prego di farle. Io vorrei fare una precisazione. 7 anni fa io ho segnalato questo fatto all'amministrazione comunale e l'ho risegnalato 5 anni fa. Nessuno se n'è fregato. Quindi ad un certo punto voleva dire che né gli amministratori né la cittadinanza non si sono mai preoccupati della fine di questo Stato. Quindi a un dato momento è la triste realtà è questa. La capisco, ma questa sera forse abbiamo fatto anche qualcosa di più. Abbiamo, come dire, unito in questo caso il vostro circolo di studi storici, ma forse spero ci sia anche qualcuno non solo afferente al circolo di studi storici, per esempio. Sì, perché io l'ho detto, quella volta si potevano ancora recuperare, dico prendiamole e portiamole al museo del Genetesi, almeno, diciamo, era una sede dove poterle tenere, esporre. Naturalmente non erano degradate come adesso. Il recupero sarebbe stato molto più facile, adesso sono indecenti. Ci sarà un passavoce, forse
di un altro tipo ma importante, che è quello delle figure più giovani, perché se loro parlano, e parlano all'interno delle loro scuole, parlano con i loro colleghi di scuola, parlano in altre sedi, magari può essere la sede sportiva, la sede che non c'entra con la didattica, ma comunque ne parlano, forse arrivano alle famiglie, e dalle famiglie se ne può parlare, forse ci sarà un percorso diverso, che più che dall'alto in discesa, parte proprio dal basso verso l'alto e poi in forma orizzontale. È un po' quello che noi dobbiamo fare. Quindi la capisco pienamente, però so anche che non bisogna demordere e che bisogna alle volte seguire vie differenti, perché il patrimonio è nostro, di fatto, non è loro, è nostro. E anche loro. Ci sono dei periodi in cui sembra quasi che noi italiani ci godiamo a mettere uno strato di vernice sulla nostra storia antica. Ecco. Ad un certo punto, siccome mio bisnonno ha combattuto con Garibaldi, io non sono disposta a cancellare. Ha ragione, io da restauratrice toglierò quel suo strato di vernice e vedremo cosa fare. Me lo auguro. Va bene, tocca a me chiudere questa conferenza, anche se la parola esatta sarebbe aprire. Aprire e aprire, non chiudere, nel senso di apertura all'ascolto e alla necessità di intervento ad una chiara richiesta da parte, in questo caso, dei nostri giovani. È una richiesta di salvaguardia dei nostri beni monumentali e storici, è una richiesta di salvaguardia, protezione e conservazione della nostra storia, affinché attraverso la documentazione, i documenti e i monumenti possa essere trasmessa l'esperienza che solo la conoscenza della storia può tramandare. È vero che lo Stato, con i suoi archivi e i suoi preparati archivisti, con gli enti di tutela e i suoi bravissimi sovrintendenti, che protegge questo immenso patrimonio, ma è anche vero che i fondi che lo Stato destina, senza voler scendere nelle ragioni di questo, sono veramente pochi. Ed allora chi, come nel nostro circolo, e lasciatemi passare questa frase, chi come nel nostro circolo vive spiritualmente di ricerca storica, spesso e volentieri si incontra con archivisti che fanno miracoli per conservare i documenti, con sovrintendenze oberate da mille impegni e da pochi fondi da investire, e a volte, ahimè, si trova di fronte a inevitabile certezza che quel dato documento o quel monumento sarà o è per sempre perduto nella sua integrità e valore di esperienza da trasmettere. È con questa consapevolezza e con questo spirito che il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche e l'Istituto Comprensivo Primo vogliono rispondere alle richieste dei nostri giovani e si sono resi capofila di un'iniziativa che vuole essere di sprone e spero anche di stimolo ad altri, e di consapevolezza che esiste anche un modo nuovo, se non unico, al momento attuale, per salvare i nostri beni in pericolo, ed è l'intervento in cooperazione con gli enti preposti del privato. Per privato non intendiamo la classica figura del mecenate rinascimentale che, attenzione, ci starebbe anche bene, ma si intende nella formula più moderna l'intervento di ogni singolo cittadino. Ci siamo resi pertanto promotori di un crowdfunding per il restauro delle due statue, quella di Garibaldi e quella di Vittorio Emanuele II, che lanciamo pubblicamente questa sera. Ma che cos'è un crowdfunding e come funziona? Allora, mi sono aiutato con delle slide. Eccolo qua. Allora, il crowdfunding è sostanzialmente una raccolta di fondi dal basso, finalizzato alla realizzazione di un progetto. Il progetto in questo caso è il restauro delle due statue. La raccolta fondi viene fatta attraverso una piattaforma, cioè un sito web che è dedicato. Abbiamo scelto una di queste piattaforme e nella piattaforma è pubblicato il progetto con un importo da raggiungere, che è obbligato, cioè si è obbligati a raggiungere l'importo, altrimenti il finanziamento non si finalizza, e un tempo limite per raggiungere questo finanziamento o questo importo. I contributi possono essere effettuati in due modi precisi, uno è attraverso il PayPal e uno attraverso la carta di credito. Noi abbiamo aperto una terza possibilità che è alla portata di tutti,
che è il bonifico bancario, poi lo spiegherò nello specifico. Allora, da chiarire che finché non è raggiunta la somma che ci si è prefissati, i contributi non sono solo delle promesse che la gente fa e vengono garantite dal sistema di raccolta queste promesse. Se si raggiunge invece la cifra prefissata nel termine di tempo stabilito, il progetto è considerato raggiunto e il denaro diventa fruibile per le finalità che si è stabilite. Tutti coloro che hanno contribuito ricevono in questo caso un premio, noi abbiamo come premio una mail di ringraziamento e avranno il loro nome pubblicato nel web. Per capire, come potete vedere e leggere anche voi, questo è un sistema che è stato usato anche da Barack Obama per finanziarsi la campagna elettorale e il Louvre stesso ha raccolto dei fondi per acquisire un capolavoro rinascimentale. Entrando nello specifico, allora, il restauro conservativo e il ripristino delle parti danneggiate della statua di Giuseppe Garibaldi ha un costo che abbiamo valutato sugli 8.800 euro e sarà il primo crowdfunding che noi lanceremo. E adesso vi spiego perché. Proprio per il fatto che c'è una cifra precisa da raggiungere e altrimenti il crowdfunding non va a buon fine, abbiamo deciso di dividere le due statue e i tempi di assegnazione dei due crowdfunding. Avremmo rischiato altrimenti di non raggiungere la cifra che ci permetteva comunque almeno di salvaguardare una delle due statue, oppure facendoli entrambe avremmo rischiato di non raggiungere magari 9.000 euro ma di non essere in grado di restaurare né una né l'altra. Lanceremo pertanto, se riusciremo a raggiungere gli 8.800 euro che partono da questa sera entro la mezzanotte del 14 gennaio 2015, tanto è il periodo, lanceremo il secondo crowdfunding di Vittorio Emanuele, che costa molto di più. Costa molto di più proprio perché, come diceva anche la dottoressa, le parti da restaurare sono decisamente tante. Sono decisamente pesanti. E l'importo complessivo sono 20.800 euro, non una cifra da poco, decisamente. Allora, le motivazioni sono tante, io ne ho messe quattro, ma sicuramente essere artefici attivi del desiderio di contribuire, di non lasciare nel vuoto questa richiesta dei nostri giovani. Dare un segno, un piccolo segno che rappresenta un tentativo di rivincita e rinascita per la nostra città, ma anche uno stimolo ad altri e ad altre città. Porre questo contributo come un aiuto a se stessi e alla propria crescita culturale, che non è cosa brutta. Cogliere l'opportunità per poter rispondere ai giovani e alle esigenze di crescita culturale e di uomini consapevoli di ciò che li circonda. Ecco, noi l'abbiamo inserito, con il titolo Adotta anche tu una statua, nel sito del Crowdfunding Italia, che è una di queste piattaforme. Questa è l'immagine che troverete all'interno del sito. Come dicevo prima, però, abbiamo aperto due possibilità. La prima è, come dicevo, accedendo al Crowdfunding Italia, e cliccando il nome del progetto Adotta anche tu una statua, si può versare il proprio contributo attraverso una carta di credito oppure il conto PayPal. Abbiamo acceso poi per tutti in modo tale che sia il più possibile fruibile questa possibilità di donare denaro anche tramite il bonifico bancario, e qui ci è venuto in soccorso uno degli altri associazioni che si è aggregata a noi nel progetto, che è il Comitato Grandi Progetti Genitori per la Scuola, che ha messo a disposizione il proprio conto corrente che fungerà da tramite per poi versare il denaro nel crowdfunding. Detto questo, vorrei chiudere con dei ringraziamenti alle persone che con la loro collaborazione e con la loro adesione all'iniziativa hanno permesso che oggi potessimo arrivare a questa promozione.
Allora, permettetemi innanzitutto di ringraziare, citando per tutti i miei consoci, il presidente del Circolo Vitoriese di Ricerche Storiche, la dottoressa Loredana Imperio. Lo dico con orgoglio che fin da subito ha ed hanno sostenuto questa idea. Ringrazio il professor Pierpaolo Brescacin che ha stimolato l'iniziativa con la ricerca e ha trovato terreno fertile per l'iniziativa nel dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Primo Lorenzo da Ponte, il dottor Francesco De Mattè. Ringrazio la dottoressa Laura Zamperoni che ha accettato di buon grado e con entusiasmo questo studio che le è piovuto dall'alto senza la possibilità di fuga. Ringrazio l'assessore della cultura del Comune di Vittorio Veneto, la dottoressa Antonella Uliana, per il pieno appoggio all'iniziativa e mi si è concesso di ringraziare anche il precedente assessore, il dottor Michele De Bertoli, con il quale avevamo accennato un primo abbozzo, fra l'altro positivissimo, che si è poi interrotto per dare corso alle elezioni amministrative. Ringrazio la sovrintendenza per i beni artistici ed etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, in modo particolare nella persona della dottoressa Marta Mazza, che è sempre riuscita fra i mille impegni a dare un consiglio e ad indicarsi la via da seguire per riuscire a fare le cose a norme di legge. Ringrazio gli amici Maso Emiliano ed Andrea Elena che con la loro esperienza ed azienda di consulenza informatica e soluzioni grafiche si sono messi a disposizione in forma gratuita per aprire e gestire la piattaforma di crowdfunding e come vedete non è proprio così semplice. Fra le altre cose spero sia di buon auspicio perché stanno proprio in queste ore diventando neo papà e neo mamma. Speriamo sia un buon segno. Ringrazio per la disponibilità dimostrata la Banca Popolare di Vicenza, l'Agenzia di San Giacomo di Veglia, nella persona del direttore Romano. Ringrazio la testata giornalistica della Tribuna e la televisiva della Tenda TV per l'appoggio che ci hanno dato e ci daranno rinnovando il messaggio e mantenendoci informati sull'andamento del crowdfunding, così come le testate giornalistiche del Gazzettino e dell'Azione. Ringrazio le associazioni ed enti che come capofila hanno dato la loro adesione all'iniziativa, l'ISREV, l'Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea Vitoriese e il Comitato Grandi Progetti Genitori per la Scuola e quanti altri, ringrazio in anticipo, si vorranno accodare promuovendo l'iniziativa tra i propri associati e i cittadini. Ho lasciato alla fine i due giovani che non nascondo ringrazio con orgoglio paterno, anche ovviamente uno perché è mio figlio e l'altro perché posso dire di averlo visto crescere avendo entrambi condiviso fino ad ora il loro percorso scolastico. Voi siete sicuramente meritevoli per la ricerca che avete fatto ed esposto e lo stimolo che avete lanciato, ma sono convinto che rappresentiate la punta dell'iceberg dei nostri giovani, ai quali noi abbiamo il dovere di consegnare intatto anche ciò che i nostri avi ci hanno riccamente donato in termini di patrimonio artistico. Oggi abbiamo aperto un assaggio di tale opportunità e spero che noi tutti sapremo coglierla per poter rispondere alle vostre esigenze di crescita culturale e di uomini consapevoli di ciò che vi circonda. Grazie.